Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Under. Ci eravamo fermati alla fine del core, che almeno penso che sia la fine, non lo so, magari verrà fuori un altri 10.000 mostri tutti incavolati contro di me. Comunque andiamo avanti e basta. Silenzio. Silenzio, sotto c'è un www. Non è la mia PS4, non è la mia PS4, ve lo giuro. Perché? Perché è spenta. Ah, eccoti qui, tesoro. È tempo che ci sia il nostro scontro. Uno scontro che fermerà il robot malfunzionante. No. Malfunzione? Riprogrammazione? Svegliati un po'. È stato tutto un grandissimo show. Un atto. Alphys l'ha pianificato per tutto il tempo in cui sei arrivato, da cui sei arrivato. Ti ha visto sullo schermo e... Ti ha visto sullo schermo e ha cominciato a pianificare la tua avventura. Voleva disperatamente far parte di ciò. Così ha deciso di inserirsi nella tua storia. Ha riattivato i puzzle, ha disabilitato gli ascensori e ha messo me a tormentarti. In modo che lei possa tirarti fuori da tutti i pericoli che ci sono stati. Dunque tu penserai che è una brava persona? Non lo è. E ora... È tempo della sua ora. In questo momento Alpi sta aspettando fuori dalla stanza. Durante la nostra battaglia lei si interromperà. Pretenderà di disattivarmi e salvarti un'ultima volta. Finalmente lei sarà l'eroina della tua avventura. Sarai così convinto da... Lei ti convincerà da... Che tu non te ne andrai dall'underground. Oppure no? Vedi? Ne ho avuto abbastanza di questa parata. Non ho alcun desiderio di fermare gli umani. Ma d'altra parte il mio unico desiderio è di intrattenere. Dopotutto all'audience serve un buon show, no? E che buon show? E cos'è uno show senza una mascotte? Penso sia mascotte, ho sparato a caso. L'ho fatto un po' drammatica quella parte, vero? Che sta succedendo? La porta si è chiusa. Scusate gente, il vecchio programma è stato cancellato, ma abbiamo un finale che sarà spettacolare. Aiuto. Oddio, cos'è Final Fantasy? Drama, azione... Bloodshed, cos'è? Nel nostro nuovo show. Attacco del robot killer. Help. Metaton attacca, non è la prima volta che attacca, vero? Ti risparmio perché. Sì, sono stato io che ho riprogrammato il core. Sono stato io che ho messo tutte quelle persone a cercare di ucciderti. È stato un piano improvvisato. Sai cosa sarebbe 100 volte meglio? Ucciderti per mia mano. Interessante, cosa devo fare? Ah, giusto! No, ho sbagliato io, scusate. Dovevo premere qualcosa. Aspetta, ti ho visto combattere. Sei debole. Se continui così, Asgore prenderà la tua anima. E con la tua anima, Asgore distruggerà l'umanità. Oh, che cavolo! Ah, è vero, devo anche sparare. Pff, l'ho presa in pieno. Rifaccio, non ero pronto. Ma se posso prendere io la tua anima, posso fermare il piano di Asgore. Posso salvare l'umanità dalla distruzione. Come si spara? Ah, con... Scusate. A chi devo sparare? Ah, Metaton. Sì. E usando la tua anima passerò attraverso la barriera. E diventerò la star che ho sempre desiderato essere. Centinaia, migliaia, no. Milioni di umani mi guarderanno. Un piano perverso, oh mio Dio. Dei peggiori... non sparare la bomba! Boom! Spara la bomba. Però si sono messo abbastanza male. Ah, non ho quasi più niente! Vabbè, pazienza. Glitz, glamour e finalmente avrò tutto. E che dunque che importa se un po' di gente deve morire? È il business dello show, baby? Sì? Non posso vedere che sta succedendo, ma... Non gettare lo spugno, ok?
C'è un ultimo modo per battere Metatron. Sì, è un prototipo, però non giudicarlo un po' troppo. Sai che Metatron ha una doppia faccia? Una faccia davanti? Perché c'è una leva dietro. Dunque, se tu puoi girarlo, puoi tirare la leva. Sì, la leva. Lui sarà vulnerabile. Beh, fallo. Ah. Metatron, tu girati. Subito, sì, c'è un specchio dietro di lui. Cosa? Uno specchio? Ah, giusto, devo essere perfetto per il gran finale. Tira. Finale. Ci è rimasto male. Hai premuto 5 minuti. Hai premuto la leva? Ah, oh. Alla Huagma, boom! Ah, quasi. Ci ho quasi indovinato. È stato un verso molto gaio questo. E che è tutto sto fumo? Che è sto. E cosa diventa? Ah, perché? Ah, hai premuto la leva. E si è tirato la leva che può solo significare una cosa. Sei disperatamente. Hai disperatamente bisogno del mio nuovo corpo. Che modi? Fortunatamente per te. Ho voluto questo show da molto tempo. Dunque, come ringraziamento ti darò una grandissima ricompensa. Farò che i tuoi ultimi momenti, i tuoi ultimi momenti di vita saranno perfettamente belli. Faccio fatica a tradurre questa parte, non so perché. Ma che è diventato? È diventato un Marilyn Manson fatto male? No, act, devo fare. Dovete mandare su le ratings, vedete che stanno scendendo piano piano, dobbiamo muoverci. Più 100. Posi in modo drammatico. Ah, zio, no, come li spa. Ah, ho capito. Nope. Wow, che cavolo. No, non so. Ah, violenza più 25, però. E allora Mortal Kombat dovrebbe avere tipo il massimo il boss, il turn. Ah, ti giri e esco. Ah, quindi ora devo prendere. Vogliono la tua distruzione. Quindi ora devo prendere tanti di quegli schiaffi che. E mo che faccio? Ah no, mini Metaton che mi sparano cuori. Giustizia più 100. Giustizia più 100. Maledetti bast. Cioè, il turno, vediamo. Ti giri e. Ah sì, ancora. No, ho sbagliato. Pensavo fosse. E vediamo un po' se ce la faccio. No. Giustizia. Sì, scusate. Non sono abituato a questa parte, però la musica sotto è abbastanza. Ah, ecco perché. Starfight, che tanto. Ah, on brand food più 300. Però. Dobbiamo arrivare a dove? No, sti dannati. Ah, è vero. È un Call of Duty, però un po' più. Un po' più a pixel. Boss? Ah. Ah, dici che non verrai preso. Dici che non ti faranno male. Ah, ok. Sì, le ratings aumenteranno durante il turno di Metatron. Spero che tu abbia portato una tastiera. Ce l'ho qua sul computer. Ecco qui una domanda facile. Ok, va bene. Ah, no, XZ. Cosa ho fatto? Ah, senza, come dire, senza parole, beh, chi può dirlo? Ah, ok, io faccio di nuovo Boast, il tuo. Ok, cioè, andiamo sulle ratings che stanno andando un po' pianino. Hai dimostrato tutto il tuo cuore, letteralmente. Perché non dovrei mostrare il mio? Oh, bene. Aia, disappoint. Che cavolo vuoi? Prendi. E mi sparano. Ah, non male. E io ti giuro che qua ho perso tante di quelle volte. Non so perché è difficile o perché. Ah. Odore di Metatron, che vuol dire? Boss di nuovo. Si dice che non sarai colpito, ma invece le prendi come un dannato. Ah, mi sta solo scaldando. Ah, che cavolo, mi sta solo scaldando. Per poco. Ah, odore di Metatron. Vediamo di nuovo, dai. Sarà un po' complicata questa parte. Eh? Ma come sei a danzare per terra? Ah, devo stare fermo. Laser blu. Laser blu. Help. No, questo qua è cattivo. È
Quello là bianco non si può. Vabbè, non lo so, non lo so neanche io come si fa. Va bene. Fa delle smorfie che io mi butto dalla finestra tra poco, eh. Vuoi tenere il ritmo? Cosa? Ecco, sono già morto, bene. Ho trovato il modo, devo sperare di quando... ecco qua, così. Non capivo. Ci sono arrivato dopo che dovevo sperare. Sì. Ok, cominciamo bene. Bianco. Ok. Sto andando in trip, qualcuno mi spieghi. Ah, ok. Ce l'abbiamo fatta. 6.000, però. Ah, dice che non verrai colpito. Luce, camera, boh. Questa non è complicata. Ok, non finché non arrivano. Adesso scommettiamo che ne arrivano 100. Allora, e come stanno? Infatti, letteralmente. Tac, tac. Non ditemi come sto facendo, perché sarebbe inutile chiederlo. Ah, tempo per la nostra riunione. Ah, happy break time, ok. Fortuna che ho messo che aumenteranno durante il suo turno, se no. Hai voglia. Ah, siamo così distanti, tesoro. Un altro cuore a cuore? Perché l'ho detto in un modo, Gaio, che non ho più nessuno. No, ora si riunisco! Mai vista una roba. Mi ricordo un non. Per poco. Dai, che lo faccio! E questa qua è la parte facile! Vabbè, non posso guardare anche dietro, cosa sono? E le braccia sono partite, bene! Dammici. Ah no, scusa. Battuta del cavolo. Ma dici che non avrei colpito, eh? Braccia? A chi servono le braccia con gambe come queste? Vincerò lo stesso. Oh cavolo. E che è sta roba qui? Ti giuro che ho preso un infarto. Ho detto no, non posso morire. Nice cream che mi recupera sempre tutto. Ma e che è qua? Ah, devo colpire, ma no, non le Allora, ok, che. Ah, perfetto. Ah, si possono rompere i cubi. Io ho tutto. Ah, non colpire i cubi. The show must go on. Cheat Federico Mercurio. Cavolo. Non tornano indietro adesso. Ah, ok, per fortuna. Dimmi. Drama, azione. Cos'è? Ah, giù. Grazie. È un'autostrada. Era un'autostrada vuota. Fortuna che l'ho beccata. Sì, luci, camera. Ah, ok, mi sono rotto. Sì, basta così. Vuoi veramente che l'umanità muoia? O vuoi solo credere in te stesso così tanto? Beh, dai. Questo è il massimo che puoi fare? Davvero? Però quello di prima l'abbiamo schivato non per miracolo, peggio. Ah, ispirante. Beh, siamo solo io e c'è. Ma penso. Ma sappiamo. Ma sappiamo entrambi chi vincerà. Osserva il vero potere di una star umana. Non prendere. Cosa? E quelli da dove sbucano? Ciao. Però le bombe le ho distrutte. Questo è quello che conta. Uno. Non de. Oppure fate come faccio sempre a Call of Duty. Sparate a caso. Si sei messo un po' male. Ah, 10.200 però. Oh, guarda quelle ratings. Il chiamo rating perché non mi viene il nome. È la più visualizzazione che io abbia mai avuto. Abbiamo ricevuto il... abbiamo ricevuto il milestone. Cosa vuol dire? Sì, abbiamo raggiunto il limite. Un spettatore avrà l'opportunità di parlare con me prima che io lasci l'underground per sempre. Vediamo chi chiama per primo. Lo so benissimo perché ho fatto anche l'animazione, andate a vederla subito. Ehi, sei in TV? Cos'hai da dire nel nostro ultimo show? ... ciao, Mattaton. Mi è davvero piaciuto guardare lo show. La mia vita è piuttosto noiosa, ma vedendoti sullo schermo ha portato emozione alla mia vita. Vicariously, non so cosa vuol dire. Non posso dire, ma penso che questo sia l'ultimo episodio. Mi mancherai, Mattaton. Non volevo parlare per così tanto. È andato. Ha già messo giù. Prenderò un altro ascoltatore.
Mai dato il tuo show, mi ha reso così felice. Mai dato. Sì, non saprei cosa guardare senza di te. Mai dato. Basta però, chiudete le linee. E c'è un. Ah, c'è un buco a forma di Mai dato nel mio cuore a forma di Mai dato. Lo so perfettamente perché ci ho fatto. Sì, l'ho appena detto. Ah, e. Vedo. Tutti. Grazie. Tesoro. Comunque. È meglio se sto qui un altro po'. Gli umani hanno già star e idoli, ma i mostri hanno solo me. E se andassero underground, perderebbero la loro stella. Lascerei un vuoto che non potrebbe mai essere riempito. Dunque penso che dovrei abbandonare il mio grande debutto. Ma hai provato di essere davvero forte? E forte abbastanza per sconfiggere Asgore. Sono sicuro che sarai capace di proteggere l'umanità. Ah, va tutto per il meglio comunque. La verità è che questa forma consuma moltissima energia. È inefficiente. Inefficiente. Tra pochi momenti esaurirò l'energia. Beh, andrà tutto bene. Falli fuori, tesoro, o cose simili. E a tutti, grazie. Siete stati un grandissima audience. L'ho detto con una balbettio terribile, povero me, ho perso il momento drammatico, l'ho mandato a fare. E ora? Ah, sono riuscito ad aprire la porta. Sì, sei arrivato tardi. Oh cavolo, l'avrei detto anch'io. Mettaton, sei solo scaricato, che cavolo, che il mio telefono si scarica, ma non ci faccio un funerale. Ah, per fortuna sono solo le batterie, l'ho appena detto. Ah, se tu fossi andato io avrei. Punto. Intendo. Sì, basta fare il balbettio! Non sarebbe stato nessun problema, sai? È solo un robot. Ne avrei fatto un altro. Sì, ne avrei fatto un altro, appunto. Perché non vai avanti? Ma non ci penso 2 volte, guarda. Oh, siamo alla fine del core. Abbiamo finito il core, però è stata meno impegnativa dell'altra volta. L'altra volta ci ho messo tipo 2 ore per farla, invece qua 5 minuti. Mi dispiace per quello. Andiamo avanti. Che c'è? Perché mi segui con una pedofilia? Dunque vuoi incontrare Asgore, devi essere abbastanza eccitato da questo qua, no? Smetti di essere. 1, 2, 3 stella. Finalmente andrai a casa? Sì, ti prego, lasciami in pace. E adesso cosa c'è? Aspetta. Dimmi. Sì. Volevo solo. Dimmi. Volevo solo dirti ciao. Non posso più sopportarlo. Avanti, spiega tutto. Ti ho mentito. Mi sa che non me l'abbia. Ah, aspetta, una sola anima umana non è abbastanza per superare la barriera. Serve un'anima umana e un'anima di mostro. Ok, perché? Se vuoi andare a casa, devi anche prendere la sua anima. Devi uccidere Asgore. Tan 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 tan. E paci visto un cavolo. Mi dispiace. Allora ammazzerò. No, sto scherzando, dai. Non poteva dire in un momento peggiore. Io ti ammazzo te allora. Oh, che belli sti ascensori qua, tutti modernizzati, a cubi, a piastre per terra, tutti viola con i pulsanti grandi come la mia testa. Ma va bene, progresso tecnologico. Ma dove stiamo andando? In paradiso? Allora, o in paradiso o all'inferno, da quanto è lungo. Adesso le pareti sono diventate grigie. Oh, che bello. Non mi dice nulla. Nulla, ascensore del castello. Che silenzio. Sembra, non per dire, non per fare troppo ricoso, ma è lo sfondo tipico di Dark Souls. Silenzio, non c'è nulla, città medievale, roba così. Dark Souls oppure Demon Souls oppure basta. Ma perché sto parlando di questi giochi qua mentre sto giocando ad Undertale? Il bello che io prima di fare Battle, io stavo. Ah. Cioè, stavo dicendo, io prima di cominciare Battle, stavo alternando Undertale a God of War, che sono due robe completamente diverse. No, un'altra. Molto tempo fa un umano è caduto nelle rovine.
Quando si è fatto male, l'umano ha chiamato aiuto. Interessante. Una chiave, ah, che bella. Hai preso la chiave e l'hai messa nel telefono. Come? Non lo so. Adesso Azrael, il figlio del re, ha sentito la chiamata dell'umano e ha portato l'umano nel castello. Dovrei dirlo più forte. Mi sa che non mi sentite, eh? O forse sì. Sì, ci servono due chiavi, se non l'avete capito. Ah, c'è un lucchetto a forma di cuore nella scatola. Lo prendi? Ah, il locket. Non so cosa vuol dire locket, ma va bene. C'è un pugnale. Warren Dagger, non so cosa voglia dire. Nella scatola, lo prendi? Ma Warren Dagger è... Dagger è pugnale, mi sembra, guardissimi. Equipaggiamoli tutti subito. Dov'è? Usa. Ho equipaggiato il pugnale. Dagger, mi sembra che sia pugnale. Sì, l'ho già detto. E il locket, non so cosa sia. Non si apre. Ah, sotto rinnovazione o qualcosa di simile. E Azrael e l'umano sono diventati come fratelli o roba simile. Il re e la regina hanno trattato l'umano come se fosse figlio proprio. L'underground era pieno di speranza. Hai preso la chiave da sottofondo, sotto mi fa venire veramente... Cosa ho visto? Ah, è un trofeo. Numero 1, Nosnazzle Champion. Vabbè, andiamo avanti. Però bello, allora mi piace soprattutto il contrasto che tutta la stanza è grigia, bianca, bianco e nero, però ci sono i fiori che sono dorati. Ha un significato ma non ve lo spiegherò qua. Magari più avanti, quando vi farò una lore completa. Magari non ne ho malinquirete. E dunque un giorno l'umano è diventato molto malato. Ok. No, questi qua non mi piacciono. L'umano malato aveva solo una richiesta: di vedere i fiori del suo villaggio. Ma non c'era niente che si poteva fare. È come chiedere: voglio... Non mi viene in mente nulla. Intuite. Il giorno dopo l'umano è morto. Intuitivo, già l'avrei già capito, ma va bene. Azrael ha assorbito l'anima dell'umano e si è trasformato in un potere incredibile. Però upgrade, motherfucker. E con l'anima umana Azrael è riuscito a passare attraverso la barriera. Ha portato il corpo dell'umano nella luce del sole nel villaggio dell'umano. Beh, sì, ha senso. Adesso Azrael ha raggiunto il centro del villaggio. Lì ha trovato un letto di fiori dorati e ci ha messo l'umano. Messo suona davvero malissimo. E la... non neanche, vabbè. D'un tratto si sentirono delle urla. Gli abitanti avevano visto Azrael che teneva il corpo dell'umano e pensavano che lui abbia ucciso il bambino. È quello che avremmo pensato tutti, non dite menzogne, dai. Gli umani hanno attaccato lui con tutto quello che avevano. E lui stava per crollare colpo dopo colpo. Lui aveva il potere di distruggerli tutti. Ma li ha distrutti tutti, fine. Ma Azrael non li ha combattuti. Riosservando l'umano, Azrael ha sorriso e se n'è andato. Poetico. Azrael se n'è tornato a casa e quando è tornato al castello è collassato per terra e le sue ceneri sono state sparse in tutto il giardino. Ah, bello. Il regno era disperato. Il re e la regina hanno perso due bambini in una notte. Gli umani ci hanno preso di nuovo tutto quello che avevamo. Beh, sì, in effetti non hanno.
Il re ha deciso di porre fine alle nostre sofferenze e ogni umano che sarebbe caduto qui sarebbe morto. E con abbastanza anime saremmo riusciti a passare la barriera. Metodo estremista? Non manca molto. Il re Asgore ci lascerà andare. Ci darà speranza e ci salverà tutti. Sì, non li ho letti tutti uno per uno, se no... Ripetitivo. Dovresti sorridere anche tu. Non sei eccitato? Non sei felice? Beh, comunque vadano le cose. In effetti, sì. Sarei libero. Fine? Qui c'è un ascensore, ma che non ho intenzione di usare. No. Siamo quasi alla fine. E la fine avverrà quanto siamo, però non poco. Ma la fine arriverà al prossimo episodio, che sarà l'ultimo episodio. O almeno così penso. Sì, sarà l'ultimo episodio. Sembra che se non ci siano tipo degli extra o zone mancate o... Sì, se manco qualcosa ne faccio un altro. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa serie in quel poco che manca. E le altre serie che verranno. Ciao a tutti.